parli un pochettino della sua vita di pastore, come da quanto tempo conduce questa vita e quali sono gli aspetti più rilevanti. Io sono un pastore di una risposta molto importante, mi sento dedicato alla terapia, mi cresce, mi cresce una cosa, sia pecore, capre, bergamotti, quindi vedere crescere, curarli, vedere che loro prendono, come i poi che rispondono, prendono. Questa sera ti possa un ambito molto particolare che si distingue dagli altri, ecco, cosa rappresenta quest'ambito, come è stato costruito? Sì, è stato fatto con la lana delle sue pecore, che lui ha raccolto, poi hanno tessuto in zona, tinto, trattato, poi è stato cucito da un sarto anziano, insomma, è una forma tradizionale di una volta, di pastori di una volta. È molto bello, diciamo, ha delle caratteristiche di lavorazione particolari. Quanto tempo ci vuole per fare un abito del genere, più o meno quanto lavoro è necessario? Non ricordo, ma tanto, dalla raccolta della lana, la tessitura, la tiratura, tantissimo. I valori della vita contadina sono importanti anche per la vita di tutti i giorni? Sì, penso di sì. C'è un insegnamento in particolare di suo padre che gli è rimasto impresso e che si sente di raccontare, di trasmettere alla lunga? Quando si dice una cosa, quella deve essere. Quindi la dedizione, il sacrificio. E no, essere convinti delle proprie cose. Vuole fare un saluto in particolare, salutare qualcuno, esprimere un pensiero in particolare, dato che oggi il signor Giannotta festeggia 100 anni, un augurio in particolare. Auguri per il festeggiato, siamo contenti, tanti auguri. Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché la vostra partecipazione, la vostra collaborazione è stata meravigliosa, ed è bellissimo che di fronte a un evento del genere si mettono da parte tutte le contrizioni, e tutti sono qua solo per festeggiare, non è tutto eccezionale. Mio zio ha fatto 100 anni. Io sono veramente emozionata, infatti non ho preparato un discorso perché in realtà non volevo farlo, perché sicuramente ti metterò a piangere. Comunque la stima che ho per mio zio è incontibile, è un uomo eccezionale, ma è stato sempre presente nella nostra famiglia, io sono una nipote di linea collaterale, non sono una nipote di linea. Eppure è stato indispensabile sempre in tutte le vicende e in tutti i momenti importanti della mia vita. E per questo lo voglio ringraziare, anche se magari lui in questo momento non ha sentito perché non sente tanto bene, però lo stimo profondamente. Stimo anche tutto il resto della famiglia per me. Ora, dopo questa piccola parentesi, erano fatti dei piccoli interventi da parte di tutti. E ovviamente dopo gli interventi istituzionali, se qualcuno magari vuole ricordare un evento, fare mettere una parentesi, diciamo che di altro paesano, possiamo anche farlo. Ora il primo intervento che avrà fatto la professore Gabriella. Buongiorno a tutti, un cordiale saluto per questa presenza, per questo momento. La comunità stoietese è qui presente questa sera per salutare e onorare un bravo cittadino che oggi, 13 marzo 2017, compie un secolo di vita. La celebrazione del 100° compleanno di Nico Giannotta è un evento speciale per Staiete. Un altro caso simile che io ricordo riguarda la compianta Giulia Micuzza Siveri, deceduta alla venerabile età di 106 anni nell'anno 2000, quindi sono passati 17 anni. Ma ora che dire di cugino Nico Giannotta? Dico cugino proprio perché primo cugino di mio padre, in quanto figlio delle due sorelle, Domenica e Antonina Spanò, una
sposata con Fortunato Zanotta e il lancio con Leone Campanelli. Questa mattina, sentendomi dal telefono con il figlio nato, abbiamo ricostruito velocemente un breve curriculum vitae del nostro gentenne che siamo qui per questi giorni. Domenico Giannotta è nato a Staiti il 13 marzo del 1917, nel pieno svolgimento della prima guerra mondiale. Ultimo nato di sei figli, Antonio, Annunziato, Fortunato, Giuseppe e Maria, che oggi purtroppo non sono più. Il 12 ottobre 1947, scusate se c'è stato qualche errore, il 12 ottobre 1947, dopo aver partecipato da militare in leva e richiamato alle armi, per 7 anni e 7 mesi partecipò a tutti gli eventi bellici dell'ultimo conflitto mondiale, dove si distinse al punto di essere più forte decorato con due croci di guerra e una medaglia per la mia personcina, che dice che è troppo il tempo che corrono e misera, quindi sarebbe opportuno che il governo pensasse anche allora ad aumentarla. E allora, il 12 ottobre 1947 si unì in matrimonio con Antonino Costano Costaiti, deceduta purtroppo nel 2013, a cui va il nostro pensiero, da cui nacquero 3 figli, cittadini oggi sicuri, Fortunato, oggi in pensione, poi tecnico diretto dell'azienda di Fortunato, che possiede un moglie e figli a Genova, ma sempre impegnato con lavori artigianali. Poi i due gemelli, Nino, residenti in Spagna, che è in pensione con la famiglia, impegnato prima quale rappresentante di materiale elettronico e poi il settore dell'abbigliamento. Ho sbagliato un po', ora mi dovrei, non sono gemelli. Io avevo questo presente, diciamo, questa informazione. Forse è errata, dopo. Allora, Gino invece ha lavorato in medicina e chirurgia con 110 allievi all'Università di Messina e si è poi specializzato in pediatria presso la clinica universitaria Varsini, dicevo, sempre con 110 allievi. Attualmente svolge parallelamente la professione di pediatra in Corte di Cotone. Fatto questo breve scurso su sei figli, dobbiamo aggiungere che il nostro festeggiato è stato uno dei più laboriosi cittadini di Staiti, e di questo può trattarsi. Ha iniziato giovanissimo a lavorare come giornalista, cioè a dire impegnato giornalmente nei vari lavori dell'agricoltura. Negli anni 50 emigrò verso la Svizzera per circa un anno. A ritorno per molti anni a cui l'azienda agricola della signora Visitana, che tutti ricordiamo, con la signora Benna Robusta, che la mattina alle 5 scendeva di Piazzale Morini e io vi salito per prendere la corriera per andare a scuola. Allora, a cui l'azienda agricola per diversi anni della signora Visitana incontrava Ulimi e Badia, ha poi lavorato nella costruzione dei muri lungo gli arci della mare di Piazzale, che ancora ricco è caduto soltanto il muro fatto di recente dalla provincia. E poi nel completamento della nostra strada provinciale, che oggi versa in pessime condizioni, caro consigliere metropolitano, per le note, i cui muri in pietra bianca a faccia vista sono tutti opera sua, in quanto talmente esperto, sentito e chiamato, come dice il figlio Fortunato, che l'appaltatore dei vini buono, invece di fargli fare l'operaio, lo faceva servire dai muratori per innalzare quei muri che ancora oggi resistono. Grande esperto in muratura e muri a secco nelle campagne, non c'è campagna dove di qualche notte non c'è passato con la mazza e la mina. Comunque, si trovò impegnato a partecipare negli anni 60 ai lavori del piano agricolo per la costruzione di case coloniche nelle campagne, mentre negli anni 70-80 si dedicò ai lavori.
lavori di ristrutturazione del centro, della casa del centro abitato di Stellini, tra cui la mia casa, che ricordo che un pare vivo demoliva la roccia del parallelo. Da pensionato, finché le forze fisiche che lo hanno consentito, si dedicò a coltivare la proprietà in contrada Salopa, tra viti, mulini e pesci. In questi ultimi anni trascorre le sue giornate in casa dei figli, curato e accudito normalmente dalle nuore e dai nipoti che lo circondano, morendo di fatto bene. A questo punto, caro cugino Vico, a nome di tutti Campanella, vi faccio gli auguri per tanti marci dopo anni come questo, di oggi, 13 marzo 2017. E proprio per immortalare questo evento, abbiamo pensato di omaggiarvi con una targa simbolica al ricordo dei vostri 100 anni che ora vi faccio vedere. Passiamo la parola al giornalista dottor Pietro Parisi della Gazzetta del Sud, nonché collaboratore della Voce del Sud, per la consegna di una, per vedere simbolica, in triplice copia per i tre figli. Prego. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Mi ritengo particolarmente fortunato di essere questa sera qui per conoscere questa bellissima famiglia. Credetemi, in tempi che viviamo, non è facile incontrare persone così, e non avete molto giorni di così alla rete. D'altra parte, voi che siete poi stati, li conoscete molto meglio di me. A me sono passati pochissimi minuti, come agli altri. Grazie. Ora, per il piacere di consegnare il nome del periodo del Paolo dell'Albero, che è la Voce del Sud, un attestato che è questo, che la Voce del Sud è un periodo collettivo e organico di informazione, arte, cultura e sport, e consigliamo questo attestato di lunga vita ai tre figli, per ricordo, e l'attestato dice così: al centenario del suo morto, la Castellini, il 13 marzo 1917, per il suo proficuo secolo di vita dedicato al lavoro e alla famiglia, con onestà e correttezza, firmato il direttore responsabile della Voce del Sud, dottor Saverio Giocalà, il presidente della stessa, dello stesso periodo, per l'avvocato Giuseppe Signore, e il direttore editoriale, professor Leone Campanella, che conoscete tutti molto bene, meglio di me. Grazie, grazie, grazie.
questo è suo. Grazie, veramente grazie. Ora passo la parola al pranzo di te, il quale mi tratterà molto brevemente per la sua salute. In questo caso si potrebbe parlare a lungo, come sarà tutti e a tutta la comunità di lei che si potrebbe parlare a lungo, perché il tempo diciamo è più di 100 anni, questa è la, diciamo, la vita è breve, ma in questo caso comunque è sempre stata più piena di molti altri casi che io sono stato si fa una battuta dicendo altri 100 anni, ma comunque di una vita che duri più a lungo possibile e conservato, diciamo, l'uomo già notta in ottime condizioni, così come lo deve avere, perché altrimenti lui stesso non vorrebbe questa vita, il calore dei suoi figli, dei suoi nipoti, dei suoi figli, hanno soprattutto la buona salute e per tutto il tempo che, diciamo, per chi crede nostro Signore, per chi non crede, vivere molto a lungo una bellissima cosa per gli affetti familiari, per la famiglia, per la persona stessa. Certe volte può essere anche brutto perché si vedono degli meno degli affetti, come possono essere magari i fratelli più piccoli, anche certe volte capita amici che sono magari più giovani, non pensano di andarsene via. Questo è l'unico aspetto negativo, ma ce ne possiamo fare una ragione, perché la vita continua attraverso le generazioni nuove, e per cui anche se mi faccio notte, diciamo, ci volessi onorare le altre
città metropolitana di Reggio Calabria, cerimonia per i 100 anni di Domenico Giannotta, sparito 13/3/1917, la rinascita e il pensiero è esempio di cittadino onesto e accoglioso. La sua una vita vissuta sul campo, dedicata al lavoro e alla famiglia. Grato, questo sono io per farlo, grato per gli esempi di civile impegno che la gente alla famiglia e all'intera comunità sta in presa. Pensiero metropolitano per conoscere il tempo. Salite 13, passo 2017, 100 anni esatti. Solo perché sono più maschilino e mi trovo, diciamo, a festeggiare questo evento che ospiti un evento storico. Evento storico, ma anche perché oltre ad essere più maschilino, sono cugino della famiglia Giannotta. Non più vicino perché è più vicino con i vicini d'Italia. Partecipare a questa cerimonia è una gioia perché conosco Cucino Luzzi, lo conosco perché come persona curiosa, come persona che ha vissuto la vita per il lavoro, per la famiglia e per dare alla famiglia stessa i criteri di onestà. In questa che sono criteri fondamentali per chi oggi si appresta a vivere in questa nostra società. Perché la società attuale possono crescere solo se si vive con una onestà che consentita una cugina di corso ha vissuto fino ad oggi una vita che vivrà fino alla fine dei giorni. Speriamo molto in modo possibile. Ringrazio tutti per avermi dato questa possibilità. Come amministrazione gli facciamo i migliori auguri. Anche perché 100 anni sono lunghi. 100 anni sono molto lunghi. E per omaggiare questo giorno, l'amministrazione ha tenuto di consegnare una targa. L'amministrazione comunale della comunità statunitense esprimono invece gioia per i 100 anni del signor Domenico Giannotta. Compiere 100 anni significa aver percorso un lungo cammino, aver acquisito tante esperienze, saggezza e tanti ricordi da condividere con chi le sta accanto e con chi le vuole bene. Dalla residenza municipale il 13/03/2017 e si sia da parte mia, sia da parte dell'amministrazione comunale e anche della comunità tutta che rappresento. Thank you.
E portate il quartuale. Il quartuale che ti portava gente. Sì. Il quartuale portava gente. Mettilo. Grazie, camarada. Poi Pasquale, fagli gli auguri perché ha compiuto 36.550 giorni. Non è facile. Siamo pronti tutti e tre i figli? I figli? Non ti preoccupare. Devo fare una fotografia. Signora, poco, signora, poco. Questo è la mano là. Siamo pronti? Ma c'è un po' la faccia. Ah sì? No. E allora a fianco. Basci. Così. Siamo? Ecco qua. Vai. Andiamo. Bravo. Soffiare. Thank you.
Grazie.